Quest'oggi siamo a Colle Santa Lucia, siamo venuti a trovare il sindaco Paolo Frena, che è presidente dell'Unione Montana a Gordina. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie della disponibilità. Lei è entrato, diciamo, nella presidenza dell'Unione Montana qualche mese fa e quindi le chiederei di fare così un bilancio di questi primi mesi, anche perché poi prima aveva svolto una funzione sempre all'interno dell'Unione Montana. Sì, dal 13 di giugno, dopo la non candidatura dell'allora presidente Michele Costa, sindaco di Falcave, mi sono trovato a reggere le sorti dell'Unione Montana come vicepresidente dal 13 giugno fino al 4 di agosto, data in cui è stato convocato il Consiglio per la nomina del Presidente e l'approvazione del relativo programma di governo. Sono stati giorni intensi sia nella prima fase che poi dal 4 di agosto fino adesso, perché i momenti sono particolarmente difficili, soprattutto per il ruolo che ha in questo momento l'Unione Montana e che ha voluto avere proprio l'Unione Montana Gordina nei confronti dei comuni, oltre ai servizi che noi garantiamo. Per i 16 comuni del territorio Gordino abbiamo anche un coordinamento ulteriore, ecco, per quanto riguarda i fondi comuni confine, quindi come area centrale anche qui l'Unione Montana ha questo ruolo di coordinamento. Io collaboro insieme al mio vicepresidente che ha una delega particolare per i fondi comuni confine, però il tavolo interessa anche i comuni di Sedico, Sospirolo e Val di Zoldo. Da lì naturalmente le prime cose che ho dovuto prendere in mano sono proprio queste, cioè nei mesi scorsi i comuni hanno richiesto all'Unione Montana, ecco, di poter essere coadiuvati, aiutati e supportati soprattutto per quanto riguarda la centrale committenza, quindi alcune opere pubbliche dei singoli comuni sono gestite direttamente da noi in quell'ufficio, quindi la necessità di supportare i comuni, ma anche di gestire con competenza e professionalità, cosa che facciamo puntualmente, ma soprattutto con la necessità di implementare anche in termini di risorse umane questo ufficio, proprio perché il volume di lavoro, oltre che ai fondi comuni confine e alcuni progetti che arrivano direttamente ai comuni, noi abbiamo anche, così siamo interessati anche dal progetto delle aree interne, come Unione Montana a Gordino, che interessa tutto il territorio dei 16 comuni e quindi un'ulteriore possibilità di finanziamento, ma anche la necessità poi di gestire concretamente le opere e arrivare nei tempi previsti, oltre che al rispetto delle scadenze, naturalmente alla realizzazione delle opere. Io collaboriamo molto bene anche con la provincia per questo, perché è chiaro che alcune competenze noi le dobbiamo condividere anche con gli organi, sia con la regione che con la provincia, sebbene la provincia in questo momento, insomma, sappiamo, ecco, soffra di questa particolare situazione e speriamo proprio che si risolva con un riconoscimento diverso. Lo dico proprio perché noi ci crediamo, la provincia deve avere un ruolo diverso, per noi deve diventare un punto di riferimento e quindi tornare a essere un ente territoriale che in qualche modo abbia la legittimazione in maniera diversa come era in passato. Quindi, ecco, non, perché altrimenti diventerebbe veramente un impoverimento, come lo è già di fatto, la grande difficoltà di gestire un ente locale senza le risorse. Quindi è chiaro che le alternative sono poche, o lo riportiamo come era in passato, altrimenti credo che sia veramente difficile, ecco, continuare su questa strada. Credo che questo governo abbia preso sul serio questa necessità che non interessa solamente noi, ma anche altre province, ecco, soprattutto quelle, le tre classiche di Sondrio e Verbania, che ci possono aiutare in questa rivendicazione. Lei ha citato il Fondo Comuni Confinanti con tutti i progetti collegati e le aree interne. Naturalmente i comuni fanno i loro ragionamenti, però
ci ragiona anche insieme, no? E a livello di Agordino, per esempio, quando è stato il momento, avete deciso di investire nell'ospedale di Agordo. Quindi anche l'Unione Montana Agordina può essere la sede, insomma, per ragionare su questi progetti di ampio respiro. Io in passato sono stato molto, ma molto critico proprio nell'utilizzo di questi fondi, perché i fondi comuni confini nascevano con un obiettivo ben preciso, riequilibrio socio-economico. Quindi io rivendico ancora ora, e l'ho rivendicato anche in altre sedi, perché parte di questi soldi possono essere di aiuto ai comuni anche per alcuni servizi che devono loro garantire, quindi in forma di spese correnti. Altrimenti diventa difficile la grande discussione nella forma di investimento in conto capitale, lascia il tempo che trova, perché nel momento in cui cambiano le esigenze di un territorio, ti trovi dei soldi vincolati su opere che non sono prioritarie in quel momento e quindi diventa estremamente difficile. Noi abbiamo fatto un lungo percorso di ricognizione, tanto difficile perché di discussioni animate anche in alcuni momenti anche proprio di grande scontro, però siamo arrivati a capire questo. Coordiniamo un tavolo che è allargato per quanto riguarda i comuni confine, dicevo prima, ai tre comuni di Sedico, Sospirolo e Longarone, sì, e Val di Zoldo, con puntuale necessità che caratterizzavano quel momento, quindi fatto riferimento alle case di riposo, agli ospedali. È chiaro che quel fondo potrebbe essere un volano importante se la regione, la provincia, noi l'abbiamo chiesto veramente alzando la voce, ho detto noi mettiamo questi 10 milioni di euro su un pacchetto turismo che in qualche modo potrebbe diventare un volano importante se ogni 3 anni riusciamo a mettere un plafond. Ecco, e la regione mette 40-50 milioni per poter veramente cambiare le sorti della ricettività alberghiera di questa provincia. È una proposta che noi abbiamo fatto, in parte accolta. Per quanto riguarda l'ospedale, ci sono stati dei concreti risultati, nel senso che noi abbiamo messo 1,5 milioni di euro per il pronto soccorso, la quota di cofinanziamento da parte della regione, le opere sono partite e devo dire anche con celerità, perché quel progetto è stato gestito direttamente dalla ULSS e quindi è stato allontanato dalle centrali di committenza dei comuni dell'Unione Montana e quindi è andato con celerità, perché noi rischiamo l'intasamento perché abbiamo veramente tanti tanti fondi da gestire su misure diverse, con complessità diverse. Hai citato le aree interne, ma anche qui noi ci relazioniamo con la regione a sua volta si relaziona col ministero, perché tutto parte a livello nazionale. Le aree interne è un progetto che parte dal governo centrale, arriva sui territori che hanno queste caratteristiche. Io ho fatto una battuta un giorno, gli ho detto, ma a me piacerebbe un giorno non avere più questo connotato di aree interne, vuol dire che siamo usciti da questa situazione e ci siamo riqualificati per non avere più queste caratteristiche. È chiaro che queste forme di finanziamento vanno coordinate e la regia è importante, sebbene difficile, ma è importante. Ci siamo assunti la responsabilità di farlo in Unione Montana. E con mille difficoltà, perché sappiamo che i sindaci che operano in quel contesto vanno lì, operano volontariamente, proprio a titolo volontaristico. Quindi diventa anche tante volte pretendere la disponibilità su impegni importanti, ecco, è veramente, veramente difficile. Noi ci troviamo puntualmente quasi una volta alla settimana in conferenza dei sindaci, con conferenza dei sindaci molto anche protese nel tempo, nel senso che investiamo tanto, tanto tempo proprio per trovare delle soluzioni. È chiaro, io ringrazio anche i sindaci per la loro disponibilità, perché effettivamente se uno è consapevole che lo sta facendo per la propria comunità, c'è grande disponibilità anche a portare delle proposte concrete, perché molto spesso la grande difficoltà, io dico sempre, non è avere i soldi, avere, ecco, la possibilità di investire quei soldi in opere utili, e l'utilità di quell'opera noi la determiniamo solamente poi nel tempo, nel vederla poi, ecco, fruita e gestita. Quindi è chiaro che
siccome le cose cambiano repentinamente diventa molto molto difficile questo, però noi ci proviamo. E a livello di, diciamo, vita quotidiana dei comuni, i servizi associati, l'unione dei servizi, eccetera, possono essere una strada valida e da, come dire, da implementare ancora di più rispetto a quello che c'è ora? Assolutamente sì. Io sono un convinto di questo. Cioè, noi dobbiamo, l'unica strada per scongiurare la fusione dei comuni è una buona gestione dei servizi. L'utente, cittadino, il turista anche, perché noi, essendo comuni anche turistici, dobbiamo, ecco, tenere presente che c'è un turista che viene e pretende determinati servizi di qualità e quindi non solamente legate, diciamo così, alle esigenze degli enti locali, quindi dei comuni, dei servizi che deve garantire, cioè quelle funzioni fondamentali. Nel giorno dell'insediamento, io avevo appunto citato anche questo, dal punto di vista turistico c'è questa componente che non è una stretta competenza dell'Unione Montana in termini di funzioni fondamentali, però è importante che ci sia un coordinamento di un tavolo. Quindi tutti questi servizi noi li dobbiamo garantire in forma di alta qualità proprio per scongiurare questa cosa, perché altrimenti diventa difficile nel momento in cui un comune si trova in difficoltà, proprio anche legati a quello che abbiamo accennato prima, cioè di bilancio, quindi spese correnti. È chiaro che il gestire in forma associata creiamo delle economie di spesa, soprattutto per quanto riguarda il personale, e quindi garantire anche con delle attività sul territorio, con degli sportelli, dell'interscambio nell'ambito della... Io avevo lanciato addirittura nella scuola questa proposta, per salvare la montagna creiamo un ambito dove far girare il personale docente, ecco, l'ambito, e anche il personale ATA, cioè è una delle strade che ci permette in qualche modo, sebbene in contesti difficile, perché dal punto di vista morfologico dobbiamo creare a sua volta dei subambiti, perché insomma partire da Agordo arrivare alle Vene a Longo probabilmente qualche problema, ecco, c'è, però credo che sia l'unica strada da percorrere proprio per decongestionare, ecco, le difficoltà che hanno tutte le volte i comuni col personale, soprattutto perché vediamo che c'è una situazione di abbandono della pubblica amministrazione verso, ecco, impegni lavorativi privati. E c'è un'emorragia continua in tutti i settori della pubblica amministrazione e questo preoccupa molto. Quindi in fase di insediamento io ho detto il dipendente della pubblica amministrazione deve avere anche la soddisfazione di operare nel contesto, anche per, e ho sottolineato questa soddisfazione professionale, cioè deve trovare un interesse a poter stare nella pubblica amministrazione oltre allo stipendio, cioè la soddisfazione è quella di progredire anche professionalmente. E, come Unione Montana avete sicuramente l'interesse nello sviluppo, no, dell'asse ciclabile tra l'Agordino e la Valbelluna, un progetto insomma complesso che ha avuto anche forse qualche intoppo per la crisi dei materiali, poi c'è stata anche tra l'altro la frana Castei che ha destato qualche preoccupazione, quindi volevo capire a che punto siamo e quali sono i prossimi sviluppi su questo grande progetto. Sì, anche qui siamo partiti molto nel tempo, da anni che ne parliamo, qualcuno addirittura sta sollevando anche dei dubbi addirittura sull'utilità poi di questa opera. Noi ci crediamo tanto, un primo finanziamento di oltre 9 milioni di euro che interessava l'asse da Sedico fino a Cencenighe, l'abbiamo diviso per step progettuali e noi abbiamo ormai i progetti in Unione Montana per la parte bassa che riguarda il comune di Sedico e Sospirolo e la parte che riguarda l'Istolada e Cencenighe, quindi siamo nella fase, quindi passiamo alla fase adesso di affidamento dei lavori, tutto quello che comporta. C'è un ulteriore intervento da parte del parco che interverrebbe dal ponte dei Castei fino fino all'altezza del miniere di Valimperina, che qui c'è un impegno diretto da parte del parco che ha già affidato la progettazione, stiamo attendendo perché questo aspetto più volte sottolineato delle difficoltà ha creato a tutti dei problemi, quindi è chiaro che stanno chiedendoci delle proroghe, ma io vorrei arrivare
entro la primavera avere, ecco, la possibilità proprio di andare, avere tutto il puzzle, ecco, da Cencenighe fino a Sedico, tutto ricomposto e quindi chiaramente delineato anche in termini di copertura dei costi, perché questo aumento preoccupa. Quello che un anno fa costava 1 milione, adesso andiamo oltre 1,3 milioni, quindi abbiamo un aumento del 30, mediamente del 30%. E quindi questo va contemplato, perché altrimenti non saremo seri, però credo che nonostante le difficoltà noi stiamo andando avanti, stiamo dedicando quasi 2 giorni, sistematicamente quasi 2 giorni alla settimana proprio per ricostruire questi frazionamenti, ma con l'obiettivo proprio di dare questo servizio importante, che non vogliamo solo noi, ma vuole soprattutto anche la Val Belluna proprio come elemento di aggiuntivo della loro offerta turistica. Grazie mille per averci accolti. Grazie a voi e alla prossima. Grazie. E quindi ci vediamo alla prossima tappa.